Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. E allora, al di là delle chiacchiere da bar, che insomma ci propinano un po' da tutte le parti, perché ovviamente l'unico intento al momento è quello di vendere giornali, notizie non ce ne stanno. Io invidio tutti coloro che riescono, vediamoci, di Bruma si può parlare per 24 ore a seguire per i prossimi 6 mesi. Però se devi parlare di un'attualità, di un qualche cosa che sta capitando, diventa molto, molto difficile poter in qualche maniera dire alla gente succede questo, succede quest'altro, perché insomma movimenti di mercato al momento ce ne sono pochi, anche se siamo lì in attesa che un qualche cosa accada e che deve accadere anche con una certa, non voglio dire con una certa rapidità, perché insomma quello che sta facendo Monci è un lavoro sopraffino, però vedete che non si perde spunto per ricamare cose in cattiveria come il tentativo di far diventare possibile la vendita di uno come Raja Nainggolan. Dico di più, che forse l'unico a cercare di raccontare delle realtà vere della Roma, per esempio Sky c'è rimasto solamente e unicamente un Riccardo Gedie, non c'è rimasto nient'altro, altrimenti ti dicono delle cose che non sono né in capo né in coda, magari si fa anche il piacere a determinate società per far vedere che cercano movimento o altro, però ripeto, al di là di Riccardo c'è veramente nulla ed è l'unico che in qualche modo, devo dire la verità, ha la capacità di far capire alla gente che la Roma è una cosa seria, che la Roma è una squadra seria, che quella che sta nascendo sarà una grande Roma. Se non fosse sufficiente quello che sto dicendo adesso, sicuramente ci possiamo rendere conto in altra maniera, magari con quelle che sono le parole di Francesco Eusebio, che sicuramente ha fatto capire quelle che sono ancora le prerogative della Roma, al di là dei quattro che sono arrivati. Sicuramente si pensa a un'alternativa a Zeko, quindi è già un giocatore, si pensa a due esterni e sono diventati tre, si pensa a un terzino sinistro, visto che Emerson non si sa quando rientrerà, se è settembre, metà settembre, primi di ottobre, e si pensa chiaramente anche a un centrale di difesa. Ecco, questi sono cinque giocatori, poi probabilmente si potrà anche arrivare a sei, ma quello che è importante è il capire, è il sapere. Intanto un saluto a Damiano Risoldi, un saluto a Edo KR, un saluto ad Alessio Galati. Intanto quello che volevo dire prima, Tiziana Valentini e insomma e altri, io veramente vi ringrazio perché ci bombardate la mattina in radio, ma fate altrettanto anche in queste dirette. Ve ne propino uno al giorno, difficile che arrivo a due, però perché c'è il piacere di tenere questo contatto aperto, fin tanto che poi a metà agosto, anzi intorno al 24 di agosto, riprenderemo le trasmissioni televisive. Con la radio, lo sapete, tutto luglio siamo sempre su quelle radio, poi dalle 8 alle 10, poi si riprenderà anche lì il 21 di agosto, quando ormai sarà scoccata la prima di campionato e sapremo in qualche modo come la Roma è partita e gli altri. Allora, dicevo che chiaramente si cerca di pompare laddove insomma c'è il massimo interesse, si parla del Milan che sta spendendo tanto, ma deve assemblare una squadra, quindi diventa anche improponibile pensare che immediatamente possano essere competitivi. Sì, possono rompere le scatole, specialmente nelle prime giornate, ma credo che la lunga, per quanto tu possa spendere, poi insomma le cose, se non sono in qualche maniera legittimate già da trascorsi importanti, secondo me diventa complicato. Mentre la Roma di Francesco, rispetto magari a un Napoli, l'abbiamo detto anche ieri, che sicuramente fa la sua forza con questa situazione dove loro si alleneranno, faranno pochi viaggi, ma anche perché hanno i preliminari di Champions, questa apre e chiude una parentesi, qualcuno magari se l'è dimenticato, per cui è ovvio che loro hanno bisogno di amalgamarsi presto, perché presto saranno su quel campo a provare ad entrare nella Champions dei grandi, quella dove la Roma di diritto col suo secondo posto ha acquisito. Poi c'è l'Inter che sicuramente spenderà dei denari, ce ne sono di squadre, però da qui a poter arrivare a quella situazione, saluto a Mirko Chielli,
saluto Simone Nunziante, da qui ad arrivare a una competitività netta con la Roma, che avrà sì venduto anche dei giocatori che sono sicuramente stati importanti, uno su tutti ovviamente è Salah, l'altro potrebbe essere Paredes, l'altro potrebbe essere Rudiger, con quella cosa che vi ho raccontato anche ieri, dove mi è sembrata veramente più una marcia indietro, pensate, voluta da Monchi, che non una situazione portata allo spasimo, al limite, da parte della Roma. Credo che Rudiger sia stato messo sul mercato e venduto proprio perché in qualche modo si è reso conto Monchi che serviva come il pane, probabilmente, anzi sicuramente più uno come Costantino Manolas che non il tedesco. Per cui, francamente, quella difesa io la vedo molto forte, credo che ancora qualcosa, come avete sentito, come ha dichiarato anche il Eusebio Di Francesco, sicuramente mancano delle cose, ma credo che arrivi anche quel qualcosa che possa in qualche modo far anche sognare la gente, magari con un nome importante. Poi non sarà così, amen, succederà veramente poco in tal caso, perché la Roma è forte di suo. Non rendersi conto di quello che si è venduto, di quello che arriverà, anche perché dobbiamo pensare ai rientri ovviamente di Florenzi, dobbiamo pensare al rientro di questo Emerson che tanto ha fatto bene nella scorsa stagione, peccato per quello che è successo, ma si riprenderanno. Mentre dicevamo del Napoli, che sicuramente loro sono in una condizione, proprio perché devono fare la Champions, di dover partire prima, e per cui questa amalgama, che in una maniera o nell'altra c'è, è un'amalgama forzata. La Roma tutti questi problemi non li ha, e quindi ha meno strategie da mettere in campo, se non quello di consegnare a Di Francesco una squadra che possa in qualche maniera immediatamente dar fastidio a tutti, non soltanto quel fastidio di cui parlava, come abbiamo visto, Di Francesco, dicendo noi vogliamo dar fastidio alla Juventus. Io credo che la Roma debba menare la Juventus, perché può farlo, perché è in grado di farlo. I quattro punti sono quelli che hanno fatto capire che la Roma era molto vicina a un certo obiettivo, che poi non si è concretizzato. Tutti quelli che vi raccontano le fesserie, sì, se non fosse stato così avrebbero accelerato, ma che vuoi accelerare? Stavano la frutta, erano con la finale di Champions alle porte, per cui era quello l'obiettivo reale, più che vincere un campionato che sembrava qualche settimana prima realmente alla portata di tutti quanti. Non è così. Io dico che bisogna seguire la Roma, avere fiducia nella Roma, evitare le chiacchiere, evitare di leggere i giornali, che in un modo o nell'altro, caffè è arrivato, che in un modo o nell'altro vi mettono preoccupazioni, vi mettono angoscia, vi costringono per curiosità a comprare i giornali, che insomma devono servire per altro scopo, magari in certi momenti forse sarebbe utile per pulire i vetri della macchina, i vetri delle finestre, perché al momento non c'è niente, quindi devono vendere giornali, giustamente, diciamo tutti i giorni, però quando non c'è notizia, non c'è notizia. Noi anche stamattina con Lamberto Leonardi, con Massimo Cipognani, con Giorgio Lavinopoulos e via discorrendo, abbiamo provato, insomma, i primi 15-20 minuti di trasmissione a raccontare quello che succedeva, ma più di una scorza di quelle che sono state le impressioni, magari le mie, su Castan, che non sarebbe male recuperare come giocatore, se questo fosse possibile. Un saluto a Marco Ranieri, ma oltretutto dobbiamo dire che il bello di tutta questa situazione è che una volta che sono finite queste cose c'è della gente che si allena come i nostri, magari quei 5-6 titolari o via discorrendo, più quelli della primavera, ma la vera Roma la incominceremo a vedere quando dal 14, dal 15 in poi, insomma, si daranno da fare, andranno in America, faranno questo tour, e allora lì piano piano vedremo le realtà di questa Roma. C'è anche il confronto diretto con i piemontesi, quando ci sono partite del genere tra la squadra prima in classifica, è stata quella che ha vinto il campionato, e la squadra seconda in classifica, non si può giocare, no? Nessuno va a pettinare bambole, tutti proveranno a fare qualcosa, e in quel caso lì noi sapremo esattamente quello che è il reale valore della Roma, se è una squadra su cui poter contare. Non è tanto il vincere o perdere la partita, ma come te la giochi. E allora, se te la giocherai da squadra importante, se anche Di Francesco farà questo grandissimo salto di qualità che deve essere nella sua testa, non perché non sia in grado di
fare qualche cosa di positivo, ma lui deve crescere qui. E se cresce qui, allora di conseguenza cresce anche la Roma. Tutti si sono meravigliati di quanto la Roma in questo periodo stia correndo, di quanto sia differente il lavoro che fa fare Di Francesco, per cui non ho capito perché se gli altri non hanno questi dubbi io li debba creare a voi. Io sono certo che sta nascendo una grande Roma. Poi avremo sempre tempo per leccarci le ferite se c'è qualcosa che non va, ma credo che in questi anni quello che abbiamo vissuto insieme, quello che vi ho raccontato, non sono mai state delle fregnacce, ma c'è sempre stata sicuramente una squadra che ha avuto sempre la forza, la voglia e il tentativo di fare Sei qualche l'ascolto. cosa di importante. Poi gli uomini sono sempre uomini, per cui possono fare le cazzate, per cui possono fare delle scelte assolutamente ignobili, ma c'è anche l'emozione che quando scende quella maglia in campo, quando scende la Roma, voi saprete bene in che maniera vi batterà il cuore, quello vi arriverà in gola, quello vi arriverà in gola perché questa rimane la vostra squadra, rimane la vostra squadra, quella che gli altri non possono capire. Ti amo Roma, come farete voi, ma se non sei da Roma, ma che cambia fa? Non lo so, che cambia fa? Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci.